Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata su Focus 3.0. Questa sera abbiamo il piacere di intervistare Francesco Giacovazzo, un autore, studioso e esperto delle antiche tradizioni, ma anche della scienza moderna e di avanguardia. Possiamo mandare la sigla. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Francesco, ora lo facciamo entrare, eccolo qui. Ciao Buonasera, Francesco, ciao sì, Barbara. è sempre un piacere Francesco incontrarti e parlare con te. Questa sera ho questo privilegio di intervistarti, è una cosa che un po' mi fa sorridere, però sarà divertente, sarà divertente. Noi Francesco lo conosco di persona e abbiamo la fortuna di abitare vicino, però Quanti metri, dillo? 500 metri sarà Francesco, eh? E Sarà ci sicuro. siamo conosciuti. E ci siamo conosciuti da poco, tra l'altro, nonostante sono ormai 16 anni che io abito qui in questo Già. paese, il tuo paese natale del resto. Però si vede che doveva andare proprio così, il caso doveva andare così. Francesco, facciamo conoscere bene Francesco anche agli altri. Ma anche a me, perché non è che ti conosco proprio così bene. Ci sono delle cose che anche tu che ci farebbe piacere che tu condividessi con noi. La prima domanda che ti vorrei fare questa sera è proprio questa. Sei uno scrittore, sei uno studioso, sei appassionato di tante cose, ma quando ti sei reso conto, quando ti sei accorto che era il momento di iniziare a scrivere, quando è scattata la scintilla verso la scrittura e hai capito che avevi delle cose da dire agli altri. Il bello di noi due è che è la nostra proprio sincerità. Tu non ci siamo detti nulla di quello che sarebbe successo stasera, e forse tu ancora non sai che a me non piace molto parlare della mia vita privata, però mi rendo conto che certe domande sono utili e giuste, dipende anche da come uno le risponde. C'è stato un periodo particolare della mia vita che ricordo benissimo, perché è stato molto impattante. Avevo 33 anni, quindi sono passati 10 anni, stavo facendo una scuola di naturopatia e stavo assistendo a una lezione a Lecce, dove un insegnante, senza dire chi o quale materia, ha detto una gastroneria proprio, una di quelle cose che tu, sai, in quel momento ti volevi alzare e lanciarmi qualcosa addosso. E non so per quale motivo è successo qualcosa dentro di me. Io ero al secondo anno, e me ne sono andato, ho finito la lezione, me ne sono andato, ero in albergo ed è scattato qualcosa in quel momento. Ho detto, ma forse non è questo il mio posto, c'è qualcos'altro che devo fare. Ci tengo a precisare che mi sono sempre, ma lo sono forse tuttora, ritenuto un ricercatore, uno studioso, e considero uno, nella giusta accezione del termine, maestro, uno dei miei veri pochi maestri è Nader Butt, con cui ho fatto il suo percorso un paio di volte, ed è una delle ultime volte lui mi ha detto questa frase che è stata importante, che ha segnato la mia vita, ossia basta, è inutile che vieni qui, inizia a camminare con i tuoi piedi, fai le cose che sai fare tu. E forse è stata,
la cosa che mi serviva, lo shock addizionale che mi serviva dopo aver perso Raffaele, essere rimasto solo, e cercando altri riferimenti esterni, aver trovato lui insieme ad altri professionisti che hanno una visione più ampia della realtà. All'epoca mi ricordo che avevo scritto comunque degli appunti, tutto quello che stavo imparando. Avevo già scritto il mio primo libro, che uscirà fra poco, per il Giardino dei Libri, il mio primo romanzo esoterico, e che stranamente, la vita mi ha fatto adesso riproporre, anche con un certo, perché è molto autobiografico. Però all'epoca lo consideravo un romanzo, sai, più un esperimento giovanile, che comunque mi era piaciuto, però non lo consideravo il mio punto di partenza. Ho iniziato poi a maneggiare questi appunti, cercando anche lì di mettere un po' in ordine, e c'è stata quella che è la mia compagna adesso, a cui è l'unica che ho fatto vedere all'inizio, che era proprio così, era la mia storia, ho cercato di mettere in ordine, che mi ha detto: guarda, è bello, ma perché non provi a pubblicarlo? Ma io dico: ma no, a me serve per, come avere una sorta, che poi anche quello dei quattro stadi del risveglio, avere una specie di dispensa delle cose che ho imparato, piano piano, che ho elaborato, no? È stata lì a spingermi in questa avventura, e poi sai, quando ti metti su questo cammino ed è il tuo, tutto si aggiusta, affinché le cose vadano avanti. Quando il desiderio è quello tuo, e ne parliamo io e te con Neville, quando il tuo è il desiderio, come dice anche Coelho, l'universo cospira per farlo diventare realtà. Ed è nato così. Sono uscito col mio primo libro, con dubbi, imbarazzi, e c'è stata subito una bella risposta da parte del pubblico, anche della mia editrice. All'epoca non... La cosa bella era che avevo proposto il libro a diverse, a diverse case editrici, e lei è stata l'unica veramente che mi ha corteggiato, e sono felice di dirlo perché lei è veramente, continua ancora a vedere in me, forse mi dà più lei una speranza, quella cosa che forse mi caratterizza, un modo di comunicare, non mi ritengo per nulla un innovatore, uno scopritore. Forse, ecco, quello che cerco di fare io, perché forse sono un po' anche stupido, di rendere accessibili a me certe cose. Allora, se le capisco io, sono convinto che lo capiscano anche gli altri. E poi piano piano, ho iniziato prima con questo libro, che è stato veramente il lancio, La pietra degli alchimisti. Poi ho scritto Le regole dell'infinito, che è un percorso che ho fatto con questa persona, con Raffaele, che mi ha indottrinato un po' nella conoscenza esoterica, negli insegnamenti delle antiche scuole misteriche. E anche lì ogni libro è stato importante per me, anche per una cosa interessantissima, perché mi hanno messo alla prova quei libri e continuano a farlo tuttora. E sono state, per me, sono veramente delle opere, non dal punto di vista personale, ma da un punto di vista interiore, molto forti, molto potenti. E mi permetto di dirlo perché sono arrivato, ho giunto alla consapevolezza che sono opere che sono uscite attraverso di me, non mi sento più di dire di averle scritte io. Dopo l'uscita del secondo libro, giusto per entrare in argomento, mi sono arrivate una serie di domande, richieste, prime conferenze, primi incontri col pubblico, e qui mi sono reso conto che c'è ancora tutt'oggi molta confusione su cos'è la spiritualità in sé per sé, sui diversi percorsi che si chiamano spirituali, che alcuni sembrano contraddirsi fra di loro. E lì è nata la necessità di scrivere un libro, veramente l'ho fatto per me, e si legge, per mettere un po' in ordine, in prospettiva, quello che avevo imparato finora e quello che c'era da indagare ancora, perché per me rimane un baricentro di tutto quello che faccio. E ci tengo tantissimo a questo libro qui.
È la cosa che mi mantiene sempre con i piedi per terra, mi lascia quella libertà di non identificarmi con nessun pensiero, con nessun maestro, con nessuna filosofia, e di mettermi nell'ordine di idee, di essere un messaggero, ecco, spero di essere un trasmettitore il più pulito e serio possibile, almeno mi sforzo di fare questo. Ma ci riesci benissimo, ci riesci molto bene. Infatti, questo tuo libro, I quattro stadi del risveglio, a me ha aperto veramente un po' le porte in quello che è il mondo della spiritualità. Avevo iniziato già prima di incontrare te a indagare un po' questo aspetto della vita, che poi è fondamentale, assolutamente. Però questo libro mi ha molto incuriosito e anche. È un po', infatti ti ho detto che la quarta parte, quella dedicata al saggio, non riesco a comprenderla ancora, non riesco a comprenderla. Però tu, la prima cosa che mi ha colpito è il fatto del risveglio. Tu parli, nel libro accenni all'umanità che si sveglia la mattina, fa tutte le cose che deve fare durante il giorno, ma effettivamente dorme, non è sveglia, non è cosciente. Che cos'è questo risveglio, Francesco? E perché è così importante che una persona si risvegli? Questi termini che ho usato, è giusto dirlo, sono termini che provengono dagli antichi ordini di conoscenza. Io ho preso molto dal linguaggio della quarta via di Gurdjieff. Anche Gesù parlava di svegliarsi, di vegliare. E l'assunto da cui partire è proprio questo: che l'essere umano vive in una condizione di meccanicità. Tutto in lui si muove in maniera autonoma. La cosa bella è che lo possiamo verificare subito, adesso, mentre ne sto parlando. La nostra mente ha preso il pilota automatico, i nostri pensieri arrivano in maniera caotica, siamo bombardati da diversi stimoli che non ci permettono di essere coerenti con una decisione, con una scelta. Gurdjieff diceva che non possiamo neanche, non siamo in grado di fare promesse, e questo lo possiamo vedere, o di mantenere la nostra parola, perché siamo talmente frammentati, lui parlava di tanti io, che intervengono in base alle stimolazioni ambientali. Basta un input, un segnale, si sveglia un io e dice qualcosa che magari poi verrà contraddetto o annullato da un altro io. Questa è la condizione normale che fa un po' paura quando per la prima volta ce ne si rende conto. E questo, ora al di là degli aspetti anche sociali, anche antropologici, se vogliamo dire, è un allarme perché ci deve mettere in allarme. Perché ci fa capire che noi non viviamo in maniera autentica la nostra vita. E penso che la vera spiritualità nasce dalla presa di coscienza di questo stato in cui tutti noi ci troviamo. Non possiamo definirci persone con un libero arbitrio, non possiamo definirci persone sveglie, con un'anima, come diceva Gurdjieff. Lui diceva che sia l'anima che il libero arbitrio sono acquisizioni che non sono date per scontate, ma sono frutto di un lungo lavoro e che la maggior parte delle persone muore come i cani, diceva lui, ossia senza rendersi conto nemmeno di aver vissuto o di aver provato l'esperienza di sentirsi vivo, che poi è la presenza stessa. Quando io mi rendo conto che la maggior parte delle mie azioni, dei miei comportamenti sono automatici, delle mie azioni sono reazioni, questo riconoscimento che deve essere profondo, non filosofico, è il primo inizio di risveglio. E qui succedono tantissime cose,
a livello proprio spontaneo, questa attivazione di un secondo livello di consapevolezza comincia a cambiare tutto al nostro interno. Gesù ne parla nella parabola della casa senza padrone, in cui i servi fanno un po' tutto quello che vogliono e c'è un casino in questa casa. E se magari viene il panettiere a portare il pane, invece di portarlo in cucina, lo portano in bagno. Le funzioni sono disordinate. Al di fuori della metafora, pensiamo a noi, nei momenti chiave della nostra vita in cui è indispensabile che il nostro corpo risponda, interviene il sentimento. Stiamo per fare un esame in cui, ad esempio, la nostra mente deve essere concentrata e quindi un lavoro con il corpo mentale, ci facciamo sopraggiungere l'aspetto emotivo che va un po' a corrompere quello che è il nostro intento. Così, se dobbiamo fare una gara in cui l'aspetto fisico deve fare il suo lavoro e deve essere al primo posto, magari la mente con dei pensieri che non c'entrano nulla blocca l'energia, la devia. Ecco, questo è lo stato in cui viviamo. Quando iniziamo a renderci conto di questo, per ritornare alla metafora, iniziamo, i servi si mettono d'accordo dicendo: eleggiamo un supervisore in attesa che torni il padrone, che sarebbe la nostra anima. Ecco che il solo creare questo testimone, questa sola presenza, inizia a mettere ordine in casa. E lo si vede e lo si può notare. Cominciamo a essere più attenti ai nostri pensieri, alle nostre parole, che non significa controllarli. Semplicemente non fare in modo che la nostra mente, da essere una serva, diventa lei la padrona e guidi in maniera impulsiva quelle che sono le nostre attività. Questo è come io intendo il risveglio, che, come hai visto nel libro, distingo dall'illuminazione. Il risveglio è rendersi conto che non sono la mia mente, che non sono il mio corpo. Questa è la cosa più importante. Sono degli strumenti con cui io faccio un'esperienza in questa realtà e vivono nello stato attuale in maniera, innanzitutto, come se non ci fosse comunicazione tra di loro, cioè ovviamente da un punto di vista di sopravvivenza. E allo stesso modo non, ognuno segue magari il corpo quando si risvegliano le sue pulsioni, le sue necessità primarie. Scavalca qualsiasi cosa, magari qualsiasi proposito ci siamo messi davanti. Che ne so, sto studiando, mi arriva fame, invece magari di dire al corpo: aspetta un attimo, finisco la pagina, mi alzo e vado a mangiare. Questo è come non c'è, cioè, questa disorganizzazione al nostro interno. Invece, quando iniziamo a renderci conto che è risveglio, iniziamo piano piano a dire al nostro corpo, alla nostra mente di seguire un certo ordine, le cose cominciano piano piano a cambiare. Tu hai scritto all'inizio di questo libro una frase, posso leggerla? Hai Certo. scritto: Eckhart Tolle, non so se saprai mai dell'esistenza di questo libro, anche se la tua presenza qui è ovunque, nello spazio tra queste parole. Eckhart Tolle forse non ti ascolterà, ma se lui ti stesse ascoltando adesso, ci sarebbe qualcosa che tu gli vorresti chiedere? Ma guarda, quando ho scritto quel libro era uno dei miei sogni più grandi, conoscere lui, abbracciarlo. Anzi, avevo trovato persone con cui organizzare un evento in Italia che si è rivelato impossibile perché è fuori portata, almeno per me, per le mie disponibilità. E sentivo proprio questa voglia, questo grande desiderio. Sai che adesso non è che non ce l'ho più, mi farebbe piacere, ci mancherebbe. Lui è stato molto importante, è stato, ecco, uno degli altri maestri, insieme a Neville, a Zeland, a Castaneda. Sono questi i miei quattro pilastri. Poi ho nominato Nader, Butto, che sono persone che ho conosciuto. Ci sono altre persone a cui devo tanto. Quello che ho scritto in quel libro, anche se all'epoca forse lo intuivo, ma non lo comprendevo profondamente, quando poi, tu lo sai, ho dedicato una pagina molto frequentata su YouTube, su Facebook, dedicata ai cartole, faccio una rubrica mensile
diffondere i suoi insegnamenti, cercando di mettere anche il mio contributo. Beh, quando tu vivi i suoi insegnamenti, ti rendi conto che lui è gli insegnamenti che trasmette, lui è lo spazio. Quando raggiungi quello spazio, adesso le parole non mi possono aiutare, però è come se io o qualsiasi altra persona non c'è più e c'è l'unica cosa che esiste. Quindi in un certo senso io lo incontro sempre, come incontro tra incontro l'essenza che lui esprime, lui manifesta con le sue parole, i suoi discorsi, e che è la stessa che ho anch'io dentro, che c'è tu, che c'hanno tutti. Quando stiamo in quello stato di presenza profonda, di silenzio, quando c'è quell'aspetto, quella pace, quella quiete, quello è lui. Dire lui è anche riduttivo, è quello che lui incarna, o meglio, che è quella cosa che incarna Eckhart, forse è più facile spiegarlo. E quindi non sento più la necessità di incontrare nessuno, se per sé, perché li ho incontrati tutti, da un punto di vista essenziale. Riesco Certo. A sentire anche Cartolle quando stiamo io e te a parlare, stiamo in silenzio, figurati, quindi. Sono presenti, senti. Questo è bello e comunque lo trasmetti tanto anche negli insegnamenti che tu fai. E a proposito di questo, oltre a scrivere i libri, hai scritto forse 14-15 libri fino ad oggi pubblicati, non quelli che Ringraziamo scrivi. Dio. Ecco. E, però oltre a questo fai anche dei seminari sia dal vivo che online, per cui quelli dal vivo sono con una tematica che deve essere per forza affrontata dal vivo proprio perché sono a numero chiuso e si ha proprio un contatto anche con te proprio perché trasferisci delle nozioni importanti. E quelli online invece sono anche istruttivi, no? Da un certo punto di vista. E quello che è in corso da poco, quello sulle leggi spirituali della ricchezza, ma ha a che fare, secondo te, la ricchezza con il risveglio? C'è una connessione del perché, c'è questa grande necessità di affrontare questa tematica della ricchezza, dell'abbondanza con il risveglio personale e spirituale? Hai fatto una bellissima domanda. Guarda, in questo libro quello che cerco di fare è unire ciò che non è mai stato diviso in realtà, se non solo formalmente, quella che è la spiritualità con quella che è la materia. In realtà, se parliamo di unità, esiste un'unica cosa che si esprime in livelli differenti. Einstein l'ha spiegato con la sua formula in cui l'energia non è altro che l'aspetto, la sorgente di quella che è la materia. Una materia che anche per di un'altra maniera è una condensazione dell'energia. Se sostituiamo la spiritualità, l'energia alla spiritualità e la materia al mondo, vediamo che parliamo della stessa cosa. E la ricchezza, quando cominciamo a cambiare il modo di guardare, è un'espressione. Gesù nei Vangeli diceva: voglio che abbiate la pienezza della vita. Ci sono anche altri modi, adesso non so le parole giuste. Voglio che troviate l'abbondanza della vita, che si riferisce a quell'aspetto di cui io mi occupo, che è la base da cui si esprime a livello di forma, poi, esattamente come nell'equazione di Einstein, il corrispettivo di un'esperienza interiore. Che cos'è la ricchezza? Che cos'è l'abbondanza? Non è altro che uno stato di completezza. Per dire in un altro modo, è quando io mi rendo conto che non mi manca nulla. E questo rendermi conto cambia tutto all'interno di me, cambia il mio stato interiore, mi fa guardare il mondo in maniera diversa. E qui agganciamo quello che abbiamo detto con Neville, il transurfing. Quando cambio il mio modo di percepire le cose, io vedo cose che prima, con il filtro della povertà, della limitazione, non vedevo. Quando si parla di legge di risonanza, legge di assunzione, si parla di questo. Quindi, come dico, io faccio sempre, tu lo sai, una lezione gratuita proprio per non mischiare le carte. È vero, io mi sono anche addentrato a discorsi un po' più pratici. Più teorici, spiego anche
quelle che sono formule matematiche per vivere la ricchezza nella propria vita, ma lo ritengo secondario. Non ha senso vivere quella ricchezza se dentro di noi abbiamo un senso di mancanza. Creeremo quella discrepanza che prima o poi ci porterà a raggiungere quel livello in cui ci sentiamo noi stessi. Ecco perché, come dicevano gli antichi, come dice Cartolle, che ha fatto anche un bellissimo seminario sulla manifestazione, e io devo molto ai suoi insegnamenti, tu lo sai, adesso insieme a Neville sto cercando di portare avanti una nuova visione di questo, che a me ha cambiato, sta cambiando la vita e mi ha reso l'uomo più felice del mondo, posso dire, che non significa che sono sempre allegro, semplicemente che sento dentro di me questa pienezza, questo senso di sento la vita, ecco, sento la vita proprio scorrermi dentro, e forse è questa la felicità, non lo so, però il fatto sta che mi piace svegliarmi, mi piace contattare questa sensazione qui. E come diceva lui, diceva Neville, quando scopri questo livello, questa origine di tutte le cose, e ti ci siedi su e cominci a capire che è lì da dove tutto nasce, questo si diventa un'esperienza, un sentimento profondo dentro di te, quella ricchezza che nessuno ti potrà togliere, e da lì, se tu trovi il modo per canalizzarlo in qualcosa che sia utile per gli altri, non puoi non attirare la ricchezza necessaria per realizzarlo. Ora, vedi, abbiamo fatto praticamente un corso di questo in 4 minuti, è ovvio, in 5 minuti, è ovvio che poi ci sono tanti modi per esprimerlo, tanti modi per viverlo, ed è anche interessante sapere che ognuno ha il suo modo di contribuire a diffondere l'abbondanza in questo mondo. C'è una bellissima cosa che dice Cartolle, quando ne parlerò anche nel seminario che faremo dal vivo, quando lui parla di quello che è lo scopo su questa terra, perché siamo qui, e diceva: la maggior parte di noi non ne deve avere scopi chissà quanto grandi, mondiali. Dobbiamo ricordarci che la maggior parte di noi deve essere un sostenitore della frequenza. Ossia, quella frequenza ha a che fare con la presenza, con la quiete. E penso che non ci sia compito più bello di questo. Immaginate quanto è bello sentirsi di essere tutti quanti, ognuno a modo suo, dei sostenitori della nuova frequenza. Che tu faccia lo spazzino, abbia una lavanderia, lavori in una casa per anziani, lavori in un bar. Non è quello che fai, ma come lo fai. E quando capisci questo, quando in quel lavoro che vivi, l'abbiamo detto nella prima lezione, ci metti tutta la tua presenza e il tuo amore, quella è già ricchezza. E quell'energia che stai emanando, per forza di cosa ti deve ritornare indietro? Non è perché sei buono o perché te lo meriti, è perché è così che funziona l'energia. Ed è bellissimo sapere che qualunque cosa ti possa accadere, tu non puoi mai perdere quella sensazione che non ti manca nulla. È proprio questa sensazione è quella che non ti farà mai mancare nulla. Questo non vuol dire che le cose non succedono, che non ci siano problemi e che non ci siano malattie o delle cose di tipo, però te le fa affrontare in maniera diversa. Bravissima. Ma può essere secondo te che c'è nel libro I 4 stadi del risveglio, tu spieghi le 4 fasi del risveglio, dalla vittima, il guerriero, il mago e il saggio, ma è corretto dire che la maggior parte delle persone si identifica nella vittima, ma perché forse sa che c'è qualche cosa oltre, ma ha paura ad affrontare tutto quello che bisogna affrontare per diventare il saggio? Allora, io ci tengo per correttezza a dire non ho detto questo, che la maggior parte si identifica. No, lo dico io. Ok, ok. Dico che il 97% della popolazione parte da questo stadio, che
sono atteggiamenti, sono modi di guardare, modi di percepire. Non pensate che siano stati fissi in cui ci si entra. Quando io vedo il mondo come qualcosa di estraneo, di separato da me, che ha il potere di farmi sentire in una certa maniera, di determinare il mio stato d'animo, la condizione in cui vivo, questo è l'atteggiamento di vittima. Ed è quello dove la maggior parte di noi preferiscono alloggiare, soprattutto perché li giustifica a non muoversi, a non alzare il posteriore dalla sedia. È comodo stare qui. Io sto così perché sto male, perché mi ha lasciato la mia ragazza. Sto così perché non trovo lavoro. No, tu non trovi lavoro perché stai così. La tua ragazza ti ha lasciato perché tu sei già, ha solo fatto emergere uno stato di mancanza, di solitudine che tu già hai, che è tosta come, se ci pensate, come visione, ma è quella che ti permette poi di superarti, di andare oltre. E proprio quando fai questo inizia a entrare nell'atteggiamento, adesso usiamo questa parola, nel livello del guerriero, in cui io mi rendo conto che tra me e le circostanze in cui mi trovo a vivere c'è una corrispondenza. La classica fase in cui ci sono molti motivatori, molti autori professionisti che parlano, tu crei la tua realtà, non è magia questa ancora. Tu, i tuoi pensieri creano la realtà, prendi la responsabilità. In maniera incauta usano termini senza rendersi conto del significato che hanno. Ad esempio, è bello dire la responsabilità significa abilità nel rispondere. Io invece, come sai, nel libro ho coniato una mia definizione. Per me la responsabilità è la distanza che separa me da te, me dal mondo. Più è grande questa distanza, meno mi sento responsabile. Ma appena questa distanza si accorcia, allora io sì che sono responsabile. Che significa che io definisco in un certo senso, collaboro a delineare la situazione che sto vivendo e solo da lì io posso a cambiarla. Io questo modo di vedere l'ho preso quando ho iniziato a studiare anche seriamente Ho Oponopono, che vi assicuro che non è quello che viene spacciato come la cantilena da dire. Anche quello, mi dispiace, perdonami, quelle sono fesserie, quella è un modo di è la coda di Ho Oponopono. Ho Oponopono è veramente un modo di guardare, di sentire la realtà, di approcciarsi alla realtà. E a Iacaleala, quella che ha portato Ho Oponopono, possiamo dire, anche se forse non è proprio esatto in Occidente, lui quando c'è quella famosa storia di essere riuscito a guarire un intero reparto psichiatrico guardando solo le cartelle dei pazienti, non interagendo mai con loro, ma facendo questo esercizio, c'è un fondo di verità in questa storia. Non è proprio così, ma non sono io la persona che deve adesso dire queste cose, ma c'è un insegnamento importante. Quando lui apriva le cartelle di queste persone e leggeva quello che facevano, le malattie in cui soffrivano, c'era una reazione da parte sua. Ecco, lui andava a curare questa reazione, puliva, non cancellava nulla, questa cosa dentro di lui e automaticamente guardava con occhi nuovi quello che c'era, con occhi puliti, quello che c'era davanti a lui, e questo creava una, in fisica quantistica c'è cioè un termine precisa, adesso non mi viene, comunque un corrispettivo nella realtà. Ma non sono cose che diceva solo lui, anche Gesù, quando insegnava ai discepoli a guarire dai peccati, che in realtà sono traumi, non sono quello che si pensa, e lui non perdonava, non ha mai usato quella parola nell'Evangelo, parlava di rimettere i peccati. Quindi significa far ricircolare l'energia bloccata da questi traumi. È tutto un altro discorso. Diceva ai suoi discepoli: guarda, tu che chiedi a me perché non guarisci quello, guariscilo tu perché a te sta colpendo.
Sei tu che gli devi rimettere i peccati. Io ti ho fatto vedere come si fa. Ma perché lo stai chiedendo a me? Se senti che per te quello è un peccato, c'è cioè un trauma, perché lo senti pure tu? Ora sto sforando un po', però sai, quando parlo poi arrivano queste informazioni e mi piace condividere. Ecco, tornando alla domanda principale, già qui mi rendo conto, anche con questa cosa che mi è uscita, che è bello che escono in questa maniera, che ci sono questi che chiamiamo peccati, ma sono dei blocchi emozionali, che non mi permettono di percepire la bellezza della realtà. Quindi il mio compito è iniziare, questo è già un livello più alto del guerriero, a disciplinare il mio stato interiore. Perché più tolgo queste macchie da queste lenti, più posso guardare la bellezza. Non è il mondo che è malato, non è il mondo che è pericoloso, ma come io lo guardo che lo rende tale. Non mi voglio, dai, potrei parlare all'infinito. Non voglio, se ci sono, meglio che mi fai domande tu, dai. Io domande le avrei anche quasi terminate. Se, possiamo Addirittura. dire se qualcuno ha qualche domanda per te, se la regia ha ricevuto qualche domanda. Ah, è vero. Ecco, è vero che ognuno di noi è su questa terra per una missione. Grazie per l'attenzione alla mia richiesta. Guarda, io da quando ho iniziato, è successo da poco, forse da quando ho iniziato a fare questi seminari sull'abbondanza, sulla ricchezza, è la prima domanda che mi fanno, ma io non riesco a conoscere la mia missione. Guardate che questa domanda c'è un pericolo, perché è come se c'è qualcosa di separato da noi, che io devo andare a prendere e a riconoscere. Anche Zeland dice una cosa del genere, dice guardate che è sbagliata l'impostazione della domanda. Noi siamo già la nostra missione, dobbiamo soltanto farla uscire fuori. Dobbiamo semplicemente sintonizzarci con la nostra originalità. Al di là della missione, che non pensiate che sia qualcosa di fisso, io penso che la cosa più importante è capire la nostra indole, capire quello che ci viene naturale, che ci viene più facile. Quando si pensa che la missione la si confonde con un lavoro, non è così, perché se fosse in questa maniera, se io non faccio questo lavoro, non realizzo la mia missione. Vi ho detto prima che il nostro compito primario, come direbbe Cartolle, è risvegliarci, ossia comprendere chi siamo, oltre la personalità, oltre l'identità formale, la nostra storia. Questo è ciò che ci permette di fiorire come anima, scoprire che noi dietro una personalità siamo anima. Noi non abbiamo un'anima, come quando dici devo ascoltare la mia anima. No, non puoi ascoltare la tua anima, sei tu l'anima che ascolta. Quello quando senti qualcuno che è stupido dice devo ascoltare la voce della mia anima, sta sempre ascoltando la personalità. State attenti. L'anima sei tu. La cosa primaria è riconoscerti, nel senso sentire profondamente come senti la lingua in bocca di essere anima, di essere presenza. Quando poi ci ancoriamo al momento presente, che non è disgiunto da ciò che siamo noi siamo il momento presente, quindi siamo un'emanazione di questo campo di intelligenza infinita, siamo un'espressione esattamente come un raggio, un'espressione. Un'emanazione del sole, siamo una stessa cosa. La domanda essenziale non è cosa devo fare dalla vita, diventa cosa vuole che la vita faccia io adesso. E quando consiglio questo alle persone, non è una cosa che dico io, è una cosa che dice Cartolle, quando cominci a renderti conto di quello che adesso la vita ti chiede di fare. La cosa bella è che ti senti guidato momento per momento. Adesso, qual è il mio compito? Rispondo alla tua domanda. Fra un po' arriverà un'altra domanda. Allora il compito che la vita mi dice risponde a quella domanda. Forse non ce ne saranno più. Forse a Barbara verrà qualche altra domanda. E quindi ti senti guidato fino a quando scorgi in questo camminare un qualcosa che ha una bella direzione, oppure certe volte quello che la vita ti chiede di fare richiede tempo, e quindi magari lo fissi e
e ci lavori anche con altri mezzi. Poi ho visto una domanda, un'altra domanda, vedi? Adesso c'è un'altra domanda e io devo rispondere a questa domanda. Cos'è il risveglio e cos'è l'illuminazione? Ecco, questo è stato uno degli argomenti da cui è partito questo libro. Sono due termini che oggi sono interscambiabili, in realtà hanno due valenze diverse. Il risveglio ha a che fare con il rendersi conto che noi non siamo il nostro corpo-mente, la nostra personalità. In quel momento noi edifichiamo un testimone che è ancora una parte mentale, sta ai confini della mente e della persona e dell'anima, con cui iniziamo pian piano a disidentificarci dai nostri condizionamenti, dalla nostra storia, dalle nostre credenze, dai nostri pensieri, e più facciamo questo, più si cristallizza questa entità che è il testimone. Questo è il risveglio. Ma non finisce qui. A un certo punto anche questa entità, come dice l'alchimia, si deve sciogliere, deve rendersi conto che è una sorta di piattaforma su cui la nostra essenza si è seduta, ma ciò che realmente siamo è la vita stessa, quindi non ha forma, non ha dimensione, è rientrare nell'uno. È lo stato che pochissime persone hanno, che, di cui hanno parlato, hanno provato, tra cui Gesù, che ormai parlava, si identificava col padre, e Cartolle, Nisigadarata Maragi, sono le persone che mi viene adesso da nominare, che hanno raggiunto questa profondità per cui non quel mondo che vivono o vivevano era semplicemente come un sogno, e lo dicevano anche. Ho visto un'altra domanda e ho perso il corso dei pensieri. Il destino non esiste, è certo che esiste il destino. Tutti noi siamo qui, quando ci incarniamo in questa realtà, assumiamo questo involucro e l'anima, dovete capire, che essendo un'emanazione di quell'unità che si chiama spirito, anche questa differenziazione importante tra spirito, che è quello che chiamiamo Dio, la coscienza indifferenziata, e il sole e l'emanazione, che è questo raggio. Ora pensate a questa immagine qui, il sole e i raggi. Quanti raggi ci sono nel sole? Infiniti. Cosa distingue un raggio dall'altro? La sua inclinazione. Nonostante i raggi siano sempre gli stessi, però uno va qui, uno va qui, non esiste mai lo raggio con la stessa inclinazione. Per forza di cose ognuno ha la propria inclinazione. Anche noi abbiamo la propria inclinazione, la propria originalità, e attraverso questo l'anima, o meglio lo spirito, cerca di esprimere una possibilità di se stessa. È come se Dio, lo spirito, vuole sperimentare se stesso in tutte le sue variabili possibili, che sono immense, infinite. Questo significa che il destino non ha a che fare con un percorso predeterminato, come si crede, ma ha a che fare con una destinazione. Cioè io devo esprimere la mia inclinazione nell'unico modo originale che ha, nell'unico modo possibile. Così la considero io. Invece noi che facciamo? Perdiamo questa unicità. Magari mandatemi le domande poco alla volta, perché altrimenti mi distrago, vi chiedo scusa. Questa unicità, e finiamo per voler assomigliare agli altri. Quello è il peccato, visto che ne abbiamo parlato prima, perché è un trauma, cioè io non faccio la mia strada. Invece il destino è sapere che ho un daimon, o comunque un modo, un progetto da realizzare, che non è un qualcosa di... non dovete vederlo come fare questo, fare questo, fare questo, ma come un'espressione unica di chi sono. Devo realizzare il fiore che sono. Se sono nato rosa non posso fare il tulipano. Questo è il significato del destino. E ovvio, ci sono diverse implicazioni. Quindi noi nel seguire quello che per cui siamo nati, in realtà, qual è la domanda di prima? Scusami, rimettetela. Ecco, adesso entriamo in un discorso che sarà, per non rispondere in maniera banale, devo cercare di essere preciso, perché sono vicini alle cose che stiamo dicendo. Che cos'è un angelo?
L'angelo non è altro che, nella visione classica che abbiamo, alla figura del messaggero, è un intermediario tra noi e Dio e lo spirito, qualcosa che sta più alto. Ma è anche un'altra cosa l'angelo. L'angelo è una sorta di via. Nel nostro mondo, ognuno ha la sua via privilegiata, il suo percorso, quello che deve fare. E quando noi non stiamo seguendo il nostro percorso, le cose diventano difficili, complicate, sembra che ci vanno tutto contro, non riusciamo a sentire il piacere. Ma quando invece noi siamo allineati con noi stessi, ecco che è come se si spiana la via, si aprono le acque e veniamo spinti da un vento verso la nostra direzione. Questa è la nostra corrente, questo è il nostro movimento e ci sentiamo quasi guidati. Ecco, questo è l'angelo, una versione ve la sto dando un po' più psicologica. Quindi quando noi seguiamo la nostra inclinazione è come se siamo guidati dalla corrente. Quell'esperienza lì è quello che si chiama dell'angelo, che non è qualcosa che noi dobbiamo contattare di per sé, ma è qualcosa che dobbiamo diventare. Sono intermediari, sono stati intermediari. Quando io vivo centrato e seguo la mia via, io sono l'angelo. Quando noi ci troviamo fuori campo, quando ci sentiamo nel caos, e a un certo punto qualcosa che sentiamo, è una parte di noi più alta, ci riporta lì, al centro, ci sentiamo guidati. Quindi è sempre, siamo noi a un livello più alto che quando la mente arriva a un punto che cede, ecco che prende il sopravvento e ci riconduce sulla strada giusta. E ci sentiamo come se siamo stati miracolati, salvati. Ora non so cosa susciterà questa mia risposta, però quello che vi posso dire è approfonditela. Leggi. Mi fate delle domande bellissime. Io ho poco tempo, però siccome ormai ho imparato ad affidarmi, rispondo. Sperando che voi apprezziate la mia buona fede e soprattutto l'invito che faccio sempre a chi mi segue, che impara a conoscermi, di affidarvi. Rimetti la domanda per piacere? Ok. Rosalia, pensa a questo. Quando arrivi all'illuminazione, cosa ti rendi conto? Che esiste un'unica realtà, un'unica coscienza. Se tu sei quella, e quindi anche tua figlia è quella, vi rendete conto che non si è mai separata da te, semplicemente il suo involucro a un certo punto si è inceppato, non so come ha perso tua figlia, ma la sua anima, la sua essenza è sempre con te, perché sei sempre tu. Quando tu chiudi gli occhi e stai in silenzio, se lo fai adesso, lo faccio pure io. Questo silenzio non è il mio silenzio, il tuo silenzio, è lo stesso silenzio, un unico silenzio. Se tu provi amore, io provo amore, lo stesso amore che stai esprimendo adesso attraverso due persone. Tu quando senti tua figlia ti stai collegando, permettimi questo linguaggio, un potenziale quantico. Capiscimi bene però, ha una vibrazione che senti tua, quindi tua figlia è sempre presente, però non gli date adesso connotazioni di angeli, persone che ti parlano, è normale che la mente, per sopportare questa cosa qui, perché per quanto è bella e anche forte, cerca di dare un'immagine, una collocazione. Certo, io sono convinto che a un livello sottile, noi, soprattutto quando ti stacchi dalla visione, più fisica, più mentale, ti puoi rendere conto che è come se a me è successo forse nel mio primo risveglio di cui parlo lì nel libro, e alla fine quando mi sono reso conto che ero in uno stato di tristezza, ero solo per strada, c'era un gattino,
vedendolo negli occhi, è come se riconobbi in quella scintilla, vidi me stesso che mi stava guardando. Era la stessa cosa, no? Guardavo dentro gli occhi del gatto me stesso che adesso guardava me. E c'è stata questa cosa veloce. Poi ho guardato in alto, c'erano le luci di Natale e mi dicevo: ma scusate, tante palline, tante, ma la corrente è sempre la stessa, però illumina le luci con colori diversi. E quello è stato forse il mio primo risveglio. Ho detto, però è sempre quella la luce che passa, non ha colore, però si esprime in colori diversi. Se si rompe una lampadina, dove va quella luce? È sempre là. Ecco, io spero che quello che ti ho detto, ti sia arrivato come volevo fartelo arrivare. Tina. Buonasera Francesco, mi piacerebbe chiederti se credi che meditare sia comunque utile o trovi che sia superfluo. La meditazione come esercizio non serve, non è meditare, chiudere gli occhi 3 minuti, fare così e respirare. Quello è per un attimo giocare con la propria mente. La meditazione è lo strumento, è lo strumento che ti permette, non è fine in se stesso, ma uno strumento che ti deve portare a quello stato di pienezza, di presenza. Non puoi meditare, sei tu la meditazione, sei tu quella presenza. Devi sentire. Guardate, sapete cosa mi ha salvato la vita? Lo dico sempre. Una cosa che ecco perché ci tengo tanto a Cartolle come a Neville. Che poi dicono la stessa cosa in forma diversa. Neville parlava di dire io, di sentire io sono. Neville me lo ha insegnato nella maniera più bella che conosca. E che forse vi dico anche questo: certe volte lo penso, che se ho scritto tutti questi libri, che se dovessi avere un'amnesia, mi piacerebbe leggere quelle cose lì. Sentire il corpo da dentro. Tu quando senti la presenza dentro di te, nei piedi, lo puoi fare adesso, nelle gambe, nel busto, nelle braccia, nelle mani, e senti quella vitalità, non hai bisogno di nient'altro, per me quella è la meditazione, e la faccio ogni volta che posso, cerco di farla sempre, anzi, per me è più importante è quello di respirare, ve lo dico sinceramente, quindi questo è quello che occorre fare, sentire la presenza, lo spazio dentro di se stessi, e quello mi ha salvato, e lo dico, mi ha salvato letteralmente la vita. Bellissima domanda. Ma guarda, bellissimo sto pubblico, mi piace un sacco le domande che fanno. Allora, il bene e il male, vi provo a spiegarlo da un punto di vista energetico. La vita, che non è altra, che la coscienza prima che si esprima nell'energia. Quindi noi conosciamo la materia e l'energia, ma l'energia prima di esprimersi la possiamo chiamare coscienza o vita stessa. Per esprimersi in questa dimensione ha bisogno di due polarità, giusto? È la legge della polarità di cui parla Nicola Croce, ma diverse scuole di pensiero. Se non c'è un polo positivo e un polo negativo, l'energia non può scorrere e quindi manifestarsi come materia. Cos'è questo polo positivo, questo polo negativo da un punto di vista energetico? Uno è un aspetto che concerne il trasmettere energia, il sole, dare. Il polo negativo prende, il buco nero. Noi stiamo in mezzo a questa dimensione qui. Trasportate questo adesso a livello animico, a livello umano. Che significa cos'è l'angelo? Colui che dà, colui che ti dà energia. Che cos'è l'amore? Dare energia. Non è il piacere che ricevere, l'amore è dare. Ogni volta che noi siamo in questo aspetto, che diamo qualsiasi cosa, stiamo lì, siamo quelli che diceva Tolle, questi, Barbara, aiutami, come l'ho chiamato prima, un sostenitore della frequenza, quindi stiamo dando qualcosa, siamo un polo positivo, stiamo nel bene. Quando vogliamo solo per noi, siamo l'ego che vuole piacere, soddisfare i propri bisogni. Quindi ogni volta noi scegliamo sempre, fra virgolette, se essere anima e quindi l'anima vuole esprimere se stessa o se vogliamo prendere per noi. In questa polarità si gioca anche la nostra vita. Noi stessi siamo un campo polare, da tanti punti di vista.
nei mondi sottili non c'è questa rappresentazione così materialista, però c'è questo gioco di energia. Fin quando c'è qualcosa che li comprende entrambi, quella famosa sorgente, che per manifestarsi a un certo punto ha bisogno di questo polarismo per esprimersi. Cosa c'è al di là del bene e del male? L'amore. Quella è l'illuminazione. Trascendere il bene e il male. Che non sono, vi ripeto, da un punto di vista umano si esprime in questa maniera esasperata. Da un punto di vista più alto è solo un gioco di opposti, e l'equilibrio si trova al centro, perché se vai troppo nel negativo, sei un buco nero, ti consumi, non vivi. Lì comunque hai un'esperienza d'amore, ma non la vivi in maniera consapevole, perché il sole, per quanto dà luce, non sa di essere luce se non passa dal contrario. Quindi abbiamo bisogno di quelle due cose. Quando capiamo questo gioco, andiamo oltre. Si avvertono delle percezioni fisiche che indicano che si sta verificando un cambiamento verso l'illuminazione. Guardate, io penso che 50 anni fa, 300 anni fa, 1000 anni fa, si diceva: questa è l'era del cambiamento, questo è il momento di passaggio, convertitevi. C'è sempre stata questa cosa qui, no? Che siamo sempre nel cambiamento, sempre. Guardate, quello che vi posso dire io, che veniamo sollecitati sempre in maniera e intensità diversa a prendere coscienza di chi siamo. In questo caso il dolore, la sofferenza, quello che chiamate il male, che ovviamente è una forma esasperata di un ego ipertrofico che è fuori equilibrio, sono detonatori di questa presa di coscienza, di questo risveglio. Okay? Sicuramente ci sono dei momenti in cui a livello collettivo, ma anche a livello personale, quando arriva una malattia, o arriva una sofferenza, una mancanza, la morte di qualcuno, che sono quelle occasioni, chiamiamole così, in cui c'è la possibilità per un attimo che l'ego si metta da parte e riconosciamo qualcosa in più. Francesco, buonasera. Tu, Barbara, aiutami, leggi le domande. Adesso la leggo io questa, poi la leggi tu. Bello impegnativo, brava. Volevo chiederti se credi che meditare. L'abbiamo letta prima. Infatti, sì, avevo, hai già risposto. Per gli animali, quando ci lasci. Sentite, l'altro giorno ho fatto una riflessione con la mia compagna. Io non sono, non lo so, però gli dissi. Mi fece la stessa domanda, non so perché poi è bello che girano queste domande. Mi ha chiesto: ma secondo te gli animali che succede quando muoiono? Allora, mentre mi ha fatto questa domanda, mi sono ricordato di una cosa, no? Ho detto: guarda, non so quando è stato, ma pochi giorni prima avevo visto un documentario di un cervo, un piccolo cervo, che stava in acqua. E a un certo punto stava un coccodrillo che stava arrivando per mangiarselo. La mamma se ne accorge del cervo, si butta in acqua e si mette letteralmente nella bocca del coccodrillo. E io ho detto: questa cosa istintiva, secondo me, è stato un attimo di risveglio, un passaggio, un salto quantico dall'istinto animale a qualcosa di più alto che all'uomo, quell'amore che è vero che rimane ancora a livello di far sopravvivere la specie, ma qui c'era qualcosa in più, secondo me. Io penso che quel suo salto ha permesso a questa energia, perché io penso anche a questo, che sapendo che c'è una possibilità in più di potersi reincarnare in qualcosa di più alto che può essere l'essere umano, per continuare questa esplorazione. Questo mi è venuto, non so se è vero, non so se è una mia fantasia romantica, ma in quel momento ho visto questo, quando ho visto questa scena che è stata dolorosa, ma era strana, perché era bello che poi questo cucciolo se ne andava senza aver capito nulla, mi è rimasto impresso. Poi un po' ci piace anche questa cosa di umanizzare i nostri
i nostri animali domestici soprattutto. Beh, io penso che in certi momenti, guardate, anche i cani, ci sono dei momenti che hanno io ho scritto nelle regole dell'infinito che man mano che il mondo si risveglia attraverso il minerale, la pianta, l'animale, comincia a muoversi, a formarsi una mente approssimativa e poi sempre più formata. Hanno dimostrato che nelle piante, nel corso di 50 anni si riesce a formare 20-30 anni, si riesce a formare anche uno o due pensieri, cioè un pensiero ogni 20 anni che parte come un impulso, una specie di rete neuronale in uno stato primordiale. L'animale ha pensieri, già uno stato più avanzato, ma non è consapevole dei suoi pensieri. L'uomo ha questa capacità, ma la usa meglio, peggio degli animali. Comunque l'animale a un certo punto, secondo me, soprattutto i cavalli, i cani, riescono, noi possiamo essere consapevoli, spero, né Tolle dice 2 o 3 minuti durante 24 ore, che secondo lui assai, forse è stato troppo buono. Io penso che questa è una cosa che abbiamo noi nella normalità, ma un animale, se non in 2 o 3 minuti durante 24 ore, può avere quei 2 secondi nell'arco di ogni mese, un anno, anche di più, e quello può essere una finestra che lo fa arrivare a livello semi-umano. Poi c'è qualcosa di più alto. Io ho avuto contatto con mio figlio che nell'oltre tramite una sensitiva. Guardate, io non mi occupo molto di queste cose, le studio, ma non mi sento in grado di dare risposte. Vi ho detto, cercate di arrivare a quello stato di presenza, di consapevolezza, di identità che va oltre la forma, lì dove tutti quanti siamo un'unica coscienza, un'unica vita, che poi si esprime in tante forme diverse, come l'acqua che inizia a bollire e fa tante bollicine, solo che queste bollicine non scoppiano subito, scoppiano dopo 30-70 anni. Quando una bollicina scoppia, quello che rimane ritorna, lo possiamo percepire dentro di noi. Gli antichi lo sapevano benissimo e dicevano che noi abbiamo il compito di nutrire i nostri avi. Ecco perché, ed è un'abitudine che si è persa, che era importantissima avere degli altari dedicati agli antenati, perché quando muore una persona, noi li trasformiamo in queste immagini provvidenziali che noi dobbiamo nutrire con i ricordi, con le belle emozioni. Dobbiamo ricordarli quando stiamo felici, riportarli a noi. Li possiamo invocare in certi momenti. Perché questo noi siamo, veniamo, questo e magari poi vi lascio così. Nelle mie scoperte mi sono reso conto, grazie a Neville, che l'immaginazione è una dimensione della realtà, è l'anticamera della realtà. Tutti noi siamo immagini, anche l'anima. I greci, quando parlavamo dell'anima, diceva che usavano due allegorie, il seme e l'immagine. Noi siamo entrambi, siamo sia seme che immagine. Quindi, prima di tutto, siamo un volto che non riusciamo a vedere, che si deve sviluppare. Quando moriamo, ritorniamo a essere volti. Sta a noi mantenerli in vita. A chi è rimasto qui, mantenere in vita questa immagine dentro di noi. Questo è il nostro compito, e questo gli antichi lo sapevano molto meglio di noi e lo facevano. Spesso quando mi sveglio sento delle frasi che poi purtroppo non ricordo. Chi può essere che mi parla? Guarda, io non so, non ti conosco, può essere anche la tua parte inconscia che è ancora in funzione e sta cercando di comunicare con te. Perché anche l'anima che tu già sei o qualcosa di sottile si esprime molto di più con le sensazioni. Francesco, altre domande. Grazie. Qual è il messaggio che vuoi condividere con i lettori? Guarda, vi dico quello che mi viene in mente. Siate curiosi, siate aperti, non diventate fanatici. Lasciatevi liberi di scoprire. Come dicevano gli antichi saggi taoisti, quando finivano, disse il maestro, adesso prendi la tua stuoia e vattene. Perché oggigiorno sento che una delle tendenze più perniciose è quella di voler, e che poi ha dato
origine a quelle che sono anche le varie guerre politiche, religiose, di schierarsi da una parte, di credere in una verità, in un modo di pensare e automaticamente considerare gli altri sbagliati. Noi dobbiamo passare dalle religioni alla religiosità, tutto è sacro, dobbiamo scoprire la sacralità in ogni cosa. Non ci sono maestri, l'unico vero maestro è la vita. Dovete sentire la vita che guida voi, che si esprime anche attraverso persone, non fate più idoli. Non servono più. Quando parlate di passaggio vibrazionale è questo. Usate le persone per quelle che sono. Anche Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, gli altri maestri contemporanei, seri, meno seri, non fate in modo che vi deludano. E per fare questo non appoggiatevi alla persona, seguite gli insegnamenti e ritrovateli in voi, questo vi posso dire. E se, vi dico anche questo, siamo veramente più potenti di quanto crediamo, molto potenti. Io ho tante cose. C'è una bella rubrica che ha iniziato Francesco da poco sul suo canale YouTube sul bypass spirituale e vi invito a seguirla e a guardare anche i video precedenti. Sono 3 puntate che ha già fatto e parla molto di questa consapevolezza, di non farsi trascinare da nessuno, ma di prendere proprio consapevolezza. Voglio rispondere a quest'ultima domanda. Luciana che mi scrive che lei vede dietro le cose e riesce a vedere la cattiveria nell'aura delle persone. Cosa devi fare? Puliscila dentro di te. Puliscila dentro di te. Quando vedi queste cose, cerca di guardare la luce anche dietro le persone, perché questo ha un effetto incredibile che non è facile adesso da spiegare. Però il tuo compito è guarda oltre il velo, anche delle altre persone. Perché se tu riesci a vedere la bontà, la luce delle altre persone e lo riesci a fare in maniera intensa, se c'è quella parte di lui ancora viva e sveglia, in quel momento attiva, in quel momento si risveglierà, verrà toccata dal tuo sguardo, ti sentirai ricambiata. Questo ti posso dire. Non entrate nelle polarizzazioni. State attenti quando si parla di vampiri energetici, luoghi infestati, cose basse. Se tu stai pulito, se tu stai centrato, se stai pieno d'amore, puoi andare all'inferno, non ti tocca nessuno. Anzi, tu sei la luce che disperde l'ombra. Ricordatevi, non sono l'ombra, le ombre sono mancanza di qualcosa. Non hanno, anche se adesso qualcuno non lo capirà, mi prenderà per pazzo. Non hanno l'unica consistenza, l'unico potere che hanno è la nostra paura. Andate, cercate di usare quello che vi sto dicendo, approfonditelo. Non esiste l'ombra, esiste la mancanza di luce. Più luce c'è, più l'ombra. Non ho bisogno di cacciare l'oscurità, mi basta accendere la luce e se ne va da solo. È una mancanza. Portate il pieno. Ok? Vi ringrazio a tutti, vi saluto, grazie per l'opportunità che mi avete dato, e sono stato davvero bene con voi. Grazie Grazie davvero a anche a te. te Barbara, a Tiziano, a tutti.